Praticamente viene licenziata, ecco, una dipendente, ecco, voi oggi siete qui a manifestare solidarietà a Carmela. Sicuramente, perché c'è un'azienda che ha dimostrato, ma nel tempo, di non essere, diciamo, all'altezza del ruolo, del compito che dovrebbero svolgere le aziende. È chiaro che all'interno di un rapporto di lavoro esistono dei momenti patologici che vanno comunque confrontati, discussi con il sindacato e risolti, ovviamente. Invece con questa azienda già siamo finiti in tribunale più volte, siamo finiti all'ispettorato del lavoro più volte, quindi probabilmente c'è qualcosa che non va nelle relazioni e nei rapporti, e non credo che la colpa sia il sindacato, visto che è con questa azienda che abbiamo problemi e non con tante altre che invece noi, dove noi lavoriamo, siamo presenti. Praticamente dicono che ho approfittato dei permessi sindacali, cose che è un mio diritto, andare in permesso sindacale visto che sono dirigente sindacale, e sono insieme ai lavoratori, in questo caso sono venuti tutti i segretari, i delegati a starmi vicino, perché in questo caso ho bisogno io. Ecco, di... lei, spieghiamo, lei lavora in un'azienda privata di pulizie per, sì, conto della Coop? Dell'RS Ambiente, sì. E... ho lavorato per loro fino al 4 di aprile, quando quel giorno ero in permesso sindacale, il giorno quando sono rientrata a casa ho avuto l'amara sorpresa, sono andata a prendere la lettera, una raccomandata, e dove là c'era il mio licenziamento ingiusto. Lei oggi ha fatto ricorso, ha fatto... Sì, abbiamo già mandato una lettera al titolare dicendo che io sono disponibile a rientrare sul mio posto di lavoro, anche perché trovo ingiusto il mio licenziamento, e poi andremo avanti, anche perché non potremo farlo. Lei si trova in difficoltà adesso economica, perché... Sì, perché sono sola. Monoreddito. Sì, sono monoreddito. Una motivazione non valida, tra l'altro, se l'azienda crede... che nel 2022 si possono trattare così le persone, non si trattano in questo modo. Ci sono diritti, ci sono regole, ci sono leggi che vanno rispettate. L'azienda ritiene di dover licenziare una persona solamente perché fa la sindacalista all'interno dell'azienda, chiede i suoi diritti, tanto è vero che anche l'ispettorato del lavoro li ha sanzionati recentemente, e chiede e pretende che le regole valgano per tutti. Loro invece ritengono di dover gestire un'azienda a modo proprio, non pensando che ci sono delle persone dentro che ci lavorano e non pensando nemmeno che i diritti vanno rispettati. Noi siamo pronti a sostenere la battaglia della lavoratrice, lo faremo in tribunale con un licenziamento che è anche nullo, perché non corrispondente a quello che è lo statuto dei lavoratori e il contratto collettivo nazionale. Diciamo pure che non è un'azienda privata che lavora per conto all'interno del centro commerciale la Coop, giusto? È un'azienda privata che lavora in appalto all'interno della Coop. La Coop è responsabile anche solidalmente rispetto a quello che succede nel proprio appalto, e anche su queste cose chiederemo conto alla Coop, perché la Coop non può pensare di dare appalto a gente che non ha nemmeno né i requisiti né civili, nemmeno forze morali di poter gestire un appalto del genere. Solidarietà alla collega, ecco. Certo, perché queste cose, voglio dire, nel mondo del lavoro capitano purtroppo tutti i giorni, e magari domani toccherà a me, quindi penso che i diritti vanno difesi. E quindi oggi siete qui per manifestare solidarietà, certo, alla collega Carmela. Sì, certo, è giusto così.